Buongiorno dalla redazione multimediale. Ormai è un coro unanime sul Datagate, quello che si leva dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles, che si chiude oggi. I leader hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si legge in sostanza che una mancanza di fiducia potrebbe pregiudicare la cooperazione nel campo della raccolta di intelligence, un elemento molto importante per quanto riguarda la lotta al terrorismo. I 28 paesi europei chiedono spiegazioni a Washington. Parigi e Berlino in particolare vogliono entro l'anno un codice comune dello spionaggio, ma intanto arrivano nuove rivelazioni. L'ultima in ordine di tempo riguarda la Spagna. Secondo fonti citate da Il País, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza degli Stati Uniti ha intercettato le comunicazioni anche di membri del governo spagnolo. Oggi in una conferenza stampa la cancelliera Merkel, rispondendo ad un giornalista, ha detto che nelle intercettazioni che la riguardano non ci sono contenuti imbarazzanti e lei continuerà a parlare al telefono come sempre. Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti stanno avvertendo alcune intelligence straniere che tra i documenti in mano a Snowden ce ne sono alcuni che svelano la loro cooperazione segreta con gli Stati Uniti. È destinato a infuocare il clima politico, già di per sé piuttosto agitato, il tweet di Paolo Becchi, giurista di riferimento del Movimento 5 Stelle. Napolitano, scrive Becchi, sarà il primo presidente della Repubblica su cui si voterà la procedura di impeachment. Il dado è tratto. Il tweet è stato ripreso dal blog di Beppe Grillo, infuriato per il vertice di ieri al Quirinale sulla legge elettorale, al quale hanno partecipato i ministri Quagliariello e Franceschini, capigruppo della maggioranza al Senato, e il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Anna Finocchiaro. I senatori 5 Stelle erano tesi oggi pomeriggio al Colle, ma hanno fatto sapere che non andranno all'incontro. Napolitano sta andando contro la democrazia, ha detto ieri sera Grillo, sta cospirando contro 9 milioni di italiani, ha tuonato ribadendo che il Movimento 5 Stelle chiederà appunto l'impeachment per Napolitano. Su piedi di guerra anche SEL e la Lega. E sono ore cruciali anche per il PDL in bilico tra rinnovo e scissione. Gli occhi sono tutti puntati su Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi. È in atto un tentativo di pressing degli affaniani per far slittare l'ufficio di presidenza convocato per oggi pomeriggio alle 17. Si cerca in extremis di rinviare la decisione sul passaggio da PDL a Forza Italia, con tutte le deleghe che tornerebbero nelle mani di Silvio Berlusconi e l'azzeramento di tutti gli incarichi attuali, scenario che potrebbe comportare la fuoriuscita dei cosiddetti governativi, capeggiati dallo stesso vice premier Alfano, pronti a creare una nuova formazione politica. Poco fa si è appreso che prima del vertice è previsto un incontro tra Berlusconi e Alfano. Matteo Renzi oggi torna alla Leopolda, tradizionale appuntamento politico organizzato a Firenze per una 3 giorni di campagna elettorale per le primarie del PD. Il sindaco di Firenze dovrebbe fare anche un intervento. Stamani a Radio 24 Renzi ha parlato a tutto tondo, lanciando benzina sul fuoco di un dibattito politico già molto acceso. Polemizza con Brunetta. Le sue dichiarazioni contro la Bindi sono incommentabili. Dice che si fa guerriglia per l'elezione dell'antimafia. Non so se sia al limite dell'eversivo o del ridicolo. E alla neopresidente della Commissione Antimafia, da sempre sua cerca, prima avversaria politica, dice non si deve dimettere ma dovrebbe dare un segnale rinunciando all'indennità di 3.000 euro al mese che le spetta per questo ruolo e, aggiunge Renzi, dovrebbe aprire un ufficio a Reggio Calabria per impegnarsi ancora di più contro la criminalità. E mentre a Bruxelles tiene banco anche il tema dell'immigrazione, continuano gli sbarchi. Questa notte più di 800 persone sono state soccorse dalla Marina Militare e dalla Guardia Costiera nel Canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Tra questi c'erano anche 53 bambini. Intanto il ministro dell'integrazione Chieng ha risposto oggi alla richiesta del sindaco di Lampedusa Nicolini che per i migranti venga riconosciuto il diritto di asilo prima di partire. Abbiamo chiesto di inserire la gestione dell'asilo a livello europeo all'ordine del giorno, ha detto la Chieng, e le politiche d'asilo mancano sul tavolo europeo da anni. Il copione si è ripetuto anche quest'anno per il lancio del nuovo iPhone. In Italia la Apple ha organizzato anche stavolta una notte bianca in varie città, file ma niente resta davanti ai rivenditori per i nuovi modelli, tra cui l'iPhone 5S che sostituisce la password con le impronte digitali. Le prime preferenze, nonostante la crisi, sembrano orientarsi verso il modello più costoso, ma anche con più novità tecnologiche. E per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione per questa sera alle 18.55. Nel frattempo, per tutti gli aggiornamenti, vi invito a seguire il nostro sito internet tgla7.it e l'account Twitter. Vi auguro una buona giornata.